Mister Sannino sta per cominciare questa nuova avventura con la maglia rossonera. Domani in settimana, a fine settimana, la squadra partirà per il ritiro. Quali sono le sue sensazioni prima di cominciare il campionato? Intanto vorrei ringraziare tutte queste persone che sono venute qui stasera, vero? L'ho detto anche prima, non mi è capitato mai di fare una presentazione in questo stile con tante persone, e ti fanno sentire quello che loro gli è mancato per tanti anni, vogliono qualcosa. E tornando alla tua domanda, noi siamo già, stasera siamo trovati tutti, domani partiamo con le visite dell'allenamento, domani pomeriggio alle 6 al San Francesco, e così faremo gli altri 2-3 giorni che siamo qua, faremo allenamento mattina e pomeriggio e poi andremo su a Bisaccia sabato. Le sue sensazioni prima di cominciare il campionato? Le sensazioni sono sensazioni di un allenatore che inizia una nuova stagione, una nuova città, altre persone, altra gente, altre aspettative. È normale che quando tu vai in una città nuova, ti accorgi quello che manca al tifoso. E tu vorresti dargli, però c'è sempre un tempo, quello che ho detto prima, il lavoro, è quello che ci dà la possibilità di poter costruire un qualcosa. Solo il lavoro, le chiacchiere, lascia il tempo che trovo. Mister, si aspettava tutta questa gente e soprattutto tutto questo entusiasmo? Io ero già arrivato qui un mese fa, credo. Io già sentivo i tifosi cosa si aspettano. È normale che non mi aspettavo una coreografia così stasera da curva, ma vedendo a casa mia, io sono un po' tutto di Nocera, di voi giornalisti, dei tifosi, perché è normale, quando vengo in un posto mi piace anche capire dove vado, e so che è una città, è una società che vorrebbe qualcos'altro di quello che ha. Però, come detto prima, le promesse lasciano il tempo che trovano. L'unica cosa importante che noi possiamo fare, attraverso sia la società, che sono due persone straordinarie che sono venute qua, hanno voglia di fare un qualcosa di nuovo, e l'hanno dimostrato con un'organizzazione che fino adesso mi è sembrata a livello proprio di club importanti, e di poter costruire un qualcosa che resti oltre, non soltanto di passaggio, ma che resta per Nocera, per i tifosi. E tutto parte con un lavoro prima amministrativo, poi di mercato, e adesso c'è un campo davanti a noi da entrarci dentro e iniziare il lavoro.